Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Siamo a casa mia e di Ambra e Piero è venuto a darci una mano. Dobbiamo montare un po' di mobili. Tra l'altro ne approfitteremo di questi lavoretti in giro per farvi vedere anche un po' com'è la casa e come sta avvenendo. La mia coinquilina. Ciao, sono la coinquilina di Maurizio. Prendiamo il balcone. Ah, qui c'è un po' di roba di pop che vanno messi a posto. Farei tipo un santino tutto sui masters. Per forza. Allora, qui io sto tipo diserbando tutto. Qui teoricamente verrà una di quelle zone relax con lucine soffuse, cuscini sulle sedie e giochi da tavolo. Quindi. E magari la scarpiera la copriamo. Che adesso ci sono tipo 70 paia di scarpe per aria. C'è tutto il giardino, c'è altre cose. Il balcone va sistemato. Di là si entra in camera da letto, ma facciamo il giro da dentro la casa. Qui c'è una piccola nicchia che adesso distribuiremo meglio con le nuove librerie perché ho ammucchiato un sacco di roba. C'è il mio premio miglior debutto dell'SIW, c'è il mio premio voci animate 2021, c'è il mio premio voci animate 2022, c'è Ultimate Warrior, sono varie collector e vari pop della PlayStation. Qui c'è il nostro quadretto e poi tante bestiole in giro che ho appena preso. Le mie formiche. Qui ci sono vari insetti, i Panda King. Guarda, Cubaris Panda King. Sono tutti là sotto, sono metà bianchi e metà neri, come i panda. Il mio bagno, il bagno di Ambra. Si vede perché azzurro è maschietto, rosa è femminuccia. Di qua c'è l'ufficio di Ambra, ovvero dove lavora il computer, cuce. Qui ci abbiamo One Piece, Golden Kamuy, Devilman, Marmalade Boy. Qui c'è tutto Ortolani, Giungito. Qui c'è la cosa più fallimentare della settimana, che dirò perché fa molto ridere. Questa figure meravigliosa, che non è meravigliosa perché anche se l'ho pagata 6 reni, mi si sbriciola in mano. Se questi vanno messi ognuno a 50 centimetri dall'altro, sono 5. Sì. 5x5? 25. 25. Pare che sono. 5x4 sono per uno. Ah, sono 4. 20. 20. Capito, amore? No. Dovremmo comprarci un altro insetto. Quello che vola sempre in orizzontale. La livellula. Bellissima. Veramente molto bella. Porca troia. Addio, muro. Ragazzi, sono perfettamente in bordo, incredibile. Se si fa un buco nel muro, serve la punta da muro. E come? Se la imminchiamo dentro. La imminchiamo dentro, bravissimo. Poi per fare più veloce puoi anche tenere premuto e fare... Ed è piano. È storta. Ok, prova adesso. Non così tanto, sì. Vedi che la punta va un po'... È un po' stertino. Vabbè, proveremo comunque. Dov'è il primo? No, si sposta, a parte che... Sì. Facciamoci dare il trapano da qualcuno in ufficio. Sono tornata a casa con una chiocciola africana, che è questa bestiola che è di media taglia, ma poi diventerà tipo di, credo, 15 centimetri. La faccio vedere a lui. Ci ascolta, daglielo tu il nome. Considera che le lumache sono ermafrodite, quindi scegli un nome che vada bene sia per i maschi sia per le femmine. E lui ha partorito il nome di Andrea. Io ho partorito. Sarà la lumaca Andrea. Penso diventerà tipo la mascotte della casa. Non ha ancora ben capito che succede, ma se oggi sono fortunata mi arriva il terrario e quindi farò tutta una cosina estetica carina che metterò proprio sulle mensole nuove. Tanto questa è la punta che ho usato prima, quindi vediamo se qua... No, fai, bravissimo, fai a mano. È la punta. È la punta. Forse è questa. Il buco. Che gambe c'hai, Mori? Aspetta, quale gambe hai toccato? Questa? Ah. Vai. No, è stortissimo. E la punta non gira più. Quindi la fermo bene. No, scusa, prova a darmi l'altra punta. Spariscono delle cose. Non è capo. Di lavorare in questa casa. Questa è questa. Quando vedi rosso, stai per spaccare. Siamo al capo.
Avete presente quando andate sui siti e vi dicono accettare i cookies? Accetti i cookies? Ragazzi, accettate i cookies di Prozis. Qua, questa è una scatolona gigantesca, guardate, ora è vuota perché li ho mangiati tutti. Come le ostrichette del Tricheco e il Carpentiere. Io ci faccio colazione molto spesso quando sono di corsa perché hanno un ottimo apporto di grassi, proteine e carboidrati e mi rientrano tranquillamente nella dieta con i macronutrienti. Col codice sconto MERLUZ10 avete 10% di sconto su tutti i biscotti, che poi ce n'è una marea di biscotti sul sito di Prozis, cioè i biscotti, i biscrudi, c'è tutto. Bomba, ragazzi. E di qua, vabbè, c'è un piccolo disimpegno dove teniamo roba per pulire, stracci, fino ad arrivare alla nostra bellissima camera da letto. Quei quadri lì li ha appesi tutti Ambra secondo un gioco di calcoli matematici perfetti per farli venire ognuno alla stessa distanza dall'altro, alla stessa distanza dal bordo. Allora, qui c'è un aneddoto molto carino, perché potete vedere queste tende che ho selezionato proprio con molta cura, mi piaceva la sfumatura, eccetera. Dico a lui, segna dove vanno attaccate le tende, segna dei punti senza rendersi conto che se il bastone fosse stato all'altezza di quei punti, il balcone non si sarebbe mai più aperto. Solo che viene l'operaio, sfonda il muro, mette il bastone. Ci giriamo 2 secondi, l'operaio spara il bastone nell'etere e quindi le tende adesso arrivano a questa altezza, che è assolutamente inutile, è orribile, e Piero si occuperà di questo problema. Sai che quel pezzo adesso vale un sacco di soldi? Questo l'ho preso tipo 15 anni fa un autogrill mentre ero in vacanza con la mia famiglia e ho scoperto di recente che è stato ritirato al tempo dal mercato perché era blasfemo. Quindi è diventato un pezzo da collezione e niente, adesso vale qualche soldino. Io metto una cosa bellina qua, un terrario carino con terra, foglie, muschio, eccetera, e la lumaca che ci gironzola, secondo me... è bellino, un po' di millepiedi, un po' di formiche, intanto abbiamo tutto. Bello, dai. È bello, tutto bene. Adesso, mentre magari voi vi smazzate la TV, io comincio a rintinguarlo. Allora, Pien, ho preparato già tutto perché dobbiamo prendere la TV e metterla là su. Ma tu pensa che fortuna, ora è montata così, è l'unico modo che ho per attaccare perché le prese sono lassù, anche l'antenna è lassù. E ovviamente la televisione dove ha l'attacco che inizia il cavo, dalla parte opposta. Giustamente. Allora, intanto io vorrei capire come si monta la staffa dietro. Ok. Rosso. E direi che lo penso. Piano, non farti male. È bolla? Sì. Non è drittissima, ma... ma neanche così? Oh yeah. Oh, piano. Silicone. TV fatta, adesso però la tenda. Ci sarà mai la punta hot, ma dobbiamo ritornare alla punta sì. Tutto calcolato. Poi qua metto a posto io l'aria in bianco. Vediamo Ambra come se la cava. Ragazzi, vuoi una notizia divertente? Non basta. Considera che dobbiamo mettere le mensole ancora nel tuo ufficio, quindi lì ce ne vanno altri. Giorgio entra tutto? Sì. E allora il resto me lo ricca. Sto cercando veramente qualcuno che sia esperto di piante da tenere in balcone, perché devo sistemare tutto e mettere le piante giuste. Questa è una ricerca vera, è un annuncio vero di lavoro.